Ciao a tutti, bentornati ad In the Paint, puntata del venerdì. Parliamo di Serie A perché è scoppiata un po' di polemica dopo la sfida spettacolare, stupenda fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, terminata 102 a 99 per i biancorossi dopo un overtime. Visto però da appena 265.000 spettatori e sotto accusa ci finisce la scelta dell'orario. Alle 16 di un giorno lavorativo come il mercoledì 5 gennaio, vigilia dell'Epifania. A parlare è stato Baraldi, Luca Baraldi, l'amministratore delegato della Virtus, che ha dichiarato: è una decisione incomprensibile che abbiamo subito. Invece in campo ieri ci sono andate la Bertrand Tortona sul campo dell'Una Hotels Reggio Emilia. Ricordiamo ancora all'Unipol Arena di Bologna in attesa che siano ultimati i lavori al Palabigi. Vince la squadra di coach Ramondino che resiste ai padroni di casa trascinati da un Hopkins monumentale da 28 punti e 13 rimbalzi per 39 di valutazione ed espugna il parquet biancorosso grazie a Chris Wright 20 punti e soprattutto Jamal Sanders che ne mette 17 ma lo fa con un spettacolare 5 su 6 dall'arco dei 6,75. Andiamo però a parlare ancora di squadre italiane. Non giocherà l'Eurolega questa settimana perché anche l'unica partita che si sarebbe dovuta giocare, quella tra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo, è stata sospesa per i casi di Covid accertati nel roster russo. Andiamo invece in NBA perché i risultati della notte sono i seguenti. New York Knicks battono all'ultimo secondo i Boston Celtics 108 a 105. Sugli scudi, Evan Fournier, l'esterno francese, mette a segno 41 punti con 10 triple al referto. Non bastano ai biancoverdi i 36 punti e 9 assist di Jason Tatum, ma il canestro decisivo a culmine di una prestazione da 32 punti al referto è quello di RJ Barrett, che indovina la tripla dell'anno per i New York Knicks, trovando il buzzer beater del 108 a 105. Andiamo invece a Memphis, dove i Grizzlies superano di slancio i Detroit Pistons 118 ad 88, 22 punti per Ja Morant, che aggiunge anche 6 assist per gli ospiti 14 di Lee. Perdono invece i Golden State Warriors nella giornata in cui viene dato riposo a Steph Curry e in attesa del rientro di Klay Thompson, che dovrebbe essere domenica. Vincono in casa i New Orleans Pelicans proprio sui Warriors per 101 a 96 grazie a 32 punti di Brandon Ingram. Per i Warriors ci sono 21 punti di Wiggins. Chiudiamo invece la serata, la nottata di ieri con i Phoenix Suns che si prendono la vetta della Conference Ovest battendo 106 a 89 Los Angeles Clippers. Decisivo Johnson con 24 punti. Ai Clippers non ne bastano 26 di Marcus Morris. Andiamo a vedere le classifiche. Ad est comandano i Chicago Bulls, 25 vittorie e 10 sconfitte, 71,4% di vittorie. Secondo posto per i Brooklyn Nets, 24-12. Chiudono il podio della Conference Est i Milwaukee Bucks, 25-15, 62,5%. Quarto posto invece per i Miami Heat, 24-15. Quinti i Philadelphia 76ers, 21-16. Sesto posto che chiude la zona playoff sicuri, i Cleveland Cavaliers 21-17. Andiamo in zona play-in. Toronto Raptors settimi con 18 vittorie e 17 sconfitte, seguiti 20-19 dai Charlotte Hornets. Washington Wizards noni con 19 vittorie ed altrettante sconfitte. Chiudono la zona play-in i New York Knicks con 19 vittorie e 20 sconfitte. Fuori dalla zona post-season ci sono i Boston Celtics, appena superati dai New York Knicks sul parquet del Madison Square Garden. 18 vittorie e 21 sconfitte per Jason Tatum e compagni. 12° posto invece per gli Atlanta Hawks, 17 vittorie e 20 sconfitte. Ed anche le voci di mercato che danno in uscita Danilo Gallinari in cambio di un giocatore da rotazione. 13° posto invece per gli Indiana Pacers, 14 vittorie e 25 sconfitte. Chiudono la classifica con 7 vittorie e 30 sconfitte di Detroit Pistons e 7 vittorie e 32 sconfitte di Orlando Magic. Andiamo invece ad ovest, dove c'è il cambio nella leadership perché comandano adesso i Phoenix Suns,
30 vittorie ed 8 sconfitte per Chris Paul, Devin Booker e compagni. Secondo posto per i Golden State Warriors, immutabili al terzo posto gli Utah Jazz con 28 vittorie e 10 sconfitte. Quarti i Memphis Grizzlies 26-14. Quinti i Dallas Mavericks 20-18. Sesti i Los Angeles Lakers 20-19. In zona play-in invece ci sono i Denver Nuggets 18 vittorie ed altrettante sconfitte. 19-20 è il record dei Los Angeles Clippers che si attestano in ottava posizione. Nona posizione per i Timberwolves, Minnesota Timberwolves con 18 vittorie e 20 sconfitte. Chiudono i play-in i San Antonio Spurs con 15 vittorie e 22 sconfitte. Decima posizione per la squadra di Coach Popovic. Andiamo fuori dalla post-season e ci sono i Sacramento Kings 16-24, 40% di vittorie. Portland Blazers 14-23, New Orleans Pelicans 14-25, Oklahoma City Thunder 13-24, chiudono la classifica gli Houston Rockets 11 vittorie e 28 sconfitte. Vi ringraziamo di averci seguito, vi invitiamo a seguirci su tutte le nostre pagine social per sempre Napoli e per sempre News e vi diamo appuntamento con il post partita Umana Reyer Venezia, Gemi Napoli Basket tra poco. Ciao a tutti, we'll see in the paint.